piccolo cucciolo di argento. Ciao, ci dà le spalle così iniziamo benissimo. Proprio un'amicizia meravigliosa. Ciao piccolo, guarda quanta cacca che fa sta bestia. Però lo dobbiamo davvero tenere sulle spalle? Aspetta, sei arrabbiato? No, ok. No, ma guarda che bellino che è. Cioè è bruttino in realtà, ma è un tipo di bruttino molto bellino secondo me. E ci sviene sulla roccia, che bellino, ok. E questo ci sviene ovviamente perché è a livello 37. Quell'altro di livello 112 no, perché Ark ha deciso che io non posso avere il 2 di curva. Vabbè, non importa. Non importa, di livello basso ma almeno ce l'abbiamo. E almeno ce l'abbiamo, che cribbio. Guarda, tranquillo Lillo, tanto ti facciamo lavorare talmente tanto che sali di livello molto in fretta. Peraltro non mi dispiace il colore, ti dirò. Un po' bluastro così è carino, un po' particolare. Comunque siamo passati dal wow, dobbiamo andare a prendere la mantide nel deserto, yeah, dobbiamo uccidere il super vermone della sabbia gigante. E l'abbiamo finita ad addomesticare un 2 di Kuru di livello 37. Ottimo, perfetto, mi piace quando i piani vanno così come io li avevo programmati. No, scusa però, quello di livello alto ora si sta muovendo, che cribbio. No, scusa, Ark, non mi puoi prendere in giro in questo modo, cosa c'hai? Ah, c'hai fame. No, è una questione di principio adesso, Ah, cacco, io ho solo 15 dardi. Vabbè, gli altri dovrebbe averli cripto. Ah, sta arrivando lo scorpione! No! Maledetto scorpione. No, adesso si è chiuso, dannazione. Ma porca puzzola, proprio ora dovevi venire a rompere le scatole tu, vero? Ah, ma scusa, avvoltoio, tu non mi raccogli il cadavere come al solito? Avvoltoio? Oi, no, niente, non va, non gliene frega una mazza. Va bene, ok. Io intanto finisco i sedativi che ho, giusto per capire se il signore per caso all'ultimo sedativo decide di addormentarsi oppure se è destino che ci prendiamo quello di livello basso. Punto e basta. Perfetto, abbiamo finito i dardi narcotizzanti e la bestia è ancora lì tranquilla, chiusa. Va bene, ok, grazie. E abbiamo il 2 di curo livello 55, è arrivato ben a 55, wow. Come siamo contenti. No, in realtà, piccino, sei molto carino e puccioso, mi piaci tanto tanto. Ti voglio bene, però avrei voluto tanto il tuo compagnuccio di livello più alto, ecco. Vabbè, vai nella sfera poché. Ok, perfetto, abbiamo il nostro 2 di Kuru. Non sono proprio contentissima, ma vabbè, non importa, dai, ce la facciamo andare bene. Adesso torniamo a casetta, ci facciamo un bel po' di keyball e poi torniamo nel desetto a catturare qualche altra creaturina. Oh, che bello, ciao casetta, ciao, tutti bene? Via fucile che non ci serve. Oh, mi è sembrato di vedere un argentavis gigante. Forse è il caso di farlo uscire. Aia, porta in faccia. Oh, piccino, ma come sei ferito? Ma perché rimangono sempre tutti così tanto feriti? Boh, vabbè. Allora, a sto giro seguo i vostri suggerimenti. Invece di smontare pezzi della casa, ce lo portiamo fuori con la sfera poké, semplicemente. Andiamo a vedere se i nostri dodo ci hanno fatto qualche ovetto. No, tante cacche. Vedo tante cacche, ma non vedo vetti. Ah, ce n'è uno qui. Ah, due, ok. Allora, i dodo non ci stanno facendo tante uova, ma non è questo che mi preoccupa. Per farci le keyball, quelle semplici, ci servono quantomeno gli ovetti degli iptero. E non ce ne stanno producendo quasi niente, nonostante noi abbiamo due femminucce. Dunque, per fargli produrre un po' più di uova e poter quindi fare le keyball per poi andare a prendere le prossime creature, direi che è il caso di andare a prenderci una creatura che effettivamente non abbiamo mai addomesticato, ovvero l'Oviraptor. Che effettivamente non era in programma, ma non importa, ci aiuterà decisamente per far produrre più uova alle nostre bestioline. Allora, c'era un Oviraptor che ci ha invaso la base a inizio episodio, se non ricordo male. Ovviamente è sparito, ma non importa, qua in zona dovrebbero essercene un bel po', quindi vediamo di andare a cercarcelo. Allora, visto che l'Oviraptor scappa appena ci vede, direi che è il caso di magari sfruttare ancora questa gabbia, chiudendo ovviamente tutti questi buchi giganteschi da quale l'Oviraptor potrebbe uscire. Allora, dovrei avere ancora un po' di materiale qua dentro. Perfetto, abbiamo chiuso, sì, ora mangiamo. Oh, guarda, c'è un Oviraptor là, fa vedere. Livello 37, ma ti dirò, guarda, non me ne frega niente, va anche bene, tanto non ci serve che sia di livello alto alla fine. Ok, l'abbiamo preso, perfetto. Ora vediamo di riuscire a infilarlo nella gabbiettina senza che lui scappi. Ok, allora piano piano.
piano così. No, porca puzzolina. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. No, mancato tantissimo. Ok, preso. Ora ce la facciamo. Aspetta, facciamo con calma. Facciamo una bella manovra di quelle come si deve. Ok, ora è dentro. Ora è dentro per forza. Ok, perfetto. Ok, vediamo di stendere il piccoletto. No, non ci arriviamo alle finestre per sparargli. Ma dai, ma... ma perché, ma uffa. Buongiorno a lei. No, potresti stare fermo tipo un secondo? Ok. Dove, dove è finito? Ah, è qua. Ah, è già svenuto. Ok, perfetto. Ah, no. Non volevo buttarmi di sotto. Perfetto, perfetto. Allora, vediamo. Intanto abbiamo queste tre ovette. Anche questo è un ovetto di carno che abbiamo trovato in giro. Sì, mi sarei dovuta fare una porta col senno di poi. Non riusciamo a saltarla una parete, vero? Cioè, tipo se prendo una rincorsa così... No, ovviamente no. Ok. Ma tanto ormai mi avete già detto mille volte di farci la porta in sta gabbia. Lo so, ragazzi, ci avete ragione. Che penso che non la userò mai più e invece poi serve sempre. Avete ragione. Prima o poi gli farò la porta, lo giuro. Ma io spero che questi ovetti gli vadano bene. Dovremmo averne anche altri di Argentavis in frigo. Al massimo glieli vado a recuperare. Ok, allora, qualcosa ha mangiato. Gli ho messo un po' di tutto nell'inventario. Cioè, ha uova di dodo, uova di spino, uovo di Argentavis. L'ovetto di carno vedo che se l'è mangiato subito con piacere. Speriamo che si mangi pure gli altri, mo. Yeah! Abbiamo anche il nostro V-Raptor! Evviva, evviva, evviva! Allora, per ora direi che possiamo lasciarlo qui. Oh, abbiamo fatto centro. No, manco per una cippa. Ma guarda che è rimasto sopra la staccionata. Ma perché? Vieni, entra dentro. No, un po' più in qua, cici. Riesci? Ok, va bene, va benissimo qua, va benissimo qua. Ok, qua richiudiamo e adesso vediamo di mettere il ciccio in passeggiata. Così lui in teoria dovrebbe correre qua dentro senza poter uscire. Oddio, di qua non può uscire, vero, dalla porta? No, non dovrebbe poter uscire. Ti muovi, cicci? Ok, allora, qui ci sono le ovette che lampeggiano sopra tutte le creaturine, quindi dovrebbero produrci tutti tante uova, anche gli Argentavis. Non so se il potere dell'Oviraptor arriva fino ai nostri Ptero, probabilmente no. E invece sì! E invece sì! Perfetto, perfetto! Ok, perfetto, allora attendiamo di avere un quantitativo di uova ragionevole per poter fare le keyball che ci occorrono e poi torniamo nel deserto. Allora, sono passati più giorni di quelli che avevo previsto per poter fare le keyball perché i dannati Ptero non fanno tantissime uova, nonostante il nostro Oviraptor. Oviraptor che peraltro penso si sia incastrato da solo tra il lodo e la finestra perché se ne sta tutto il tempo qua affacciato e a parte cagare non fa nient'altro, non si muove. Però è carino, bellino così affacciato alla finestra, è tenero, aspetta, gli chiudo la finestra in faccia, ma lui esce lo stesso, che bella la fisica su Ark. Per migliorare la faccenda ci siamo catturati fuori registrazione anche un altro Oviraptor e l'abbiamo messo in questa zona vicino agli Ptero nella speranza che aumentasse appunto la quantità di ovetti. Nonostante gli ovetti non siano tantissimi, sono comunque ormai abbastanza per poter fare almeno qualche keyball, ecco. Allora, per fare le nostre keyball semplici ci serviranno dell'acqua. Gli ovetti piccoli, appunto quelli dello Ptero vanno bene, piccoli ma non piccolissimi come quelli dei dodo. Pesce cotto, le miglior bacche, le sassarote e un pochino di fibra. Io adesso ho messo quantità un pochino a caso, ma dovrebbero uscirne circa 7, perché serve almeno un ovetto di quelli piccoli, medio piccoli o come si chiamano. Poi ovviamente dovremo andare a riempire nuovamente le bottigliette d'acqua man mano che si svuotano in modo che ne faccia effettivamente 7. Ah, e seguendo i vostri suggerimenti per evitare che il carbone mi faccia i coloranti insieme alle bacche, a sto giro stiamo utilizzando la polvere pirica, che a quanto pare evita appunto la creazione di coloranti. E intanto abbiamo già una keyball e questa possiamo andarla a riempire, perfetto. Adesso aspettiamo che ce le faccia tutte, dopodiché torniamo nel deserto e a sto giro, calmati però, speriamo di rimanerci un pochino più a lungo, proprio perché vorrei costruire la base e catturare altre creature molto belle e bellissime. No, scusa, ma quello che galleggia per aria che cos'è? Oddio, è inquietante. Che roba è, uno ptero? No, ma è uno squalo! Ma cosa l'ha fatto saltare fin lassù? Ma com'è possibile che sia morto là sopra? Ma
Ma stai scherzando? No, no, è un megalodonte. Ma scherziamo, com'è finito quassù? Soprattutto quale creatura l'ha ucciso e poi lanciato fin lassù? Ok, adesso ho ancora meno voglia di entrare nell'acqua in questa zona, ma porca miseria. Ah sì, mi stavo dimenticando, gli ptero qua sono 4, perché sempre fuori in registrazione insieme all'Oviraptor ci siamo presi questo nuovo ptero di livello bassino, però femminuccia, che quantomeno ha aiutato con la produzione degli ovetti. Perfetto, le nostre 7 kibble sono pronte, riprendiamoci le borraccette, ma ci prendiamo anche il pesce che ce lo mangiamo durante il viaggio e mi sa anche le sassarotte, perché nel caso in cui non dovessero bastare le kibble potremmo sfruttare comunque queste. Ebbene sì, perché adesso come torniamo nel deserto la prima cosa che voglio fare è assolutamente catturare un Ekus, assolutamente voglio uno di quei cavallini che scalciano e stendono le genti. Allora, ci vuol dire che ne abbiamo, ci siamo attrezzati un pochino, ci stiamo portando anche già le selle pronte per gli Ekus, sì, ne voglio due perché ovviamente dovremmo fargli fare un cucciolo, manco dirlo. La sella della mantide ce la portiamo dietro nella speranza che il vermone salti fuori, ma ormai sinceramente ci ho perso le speranze. Ci siamo già iniziati anche a costruire la tutina per il deserto, però ovviamente ci manca un po' di materia prima, quindi siamo riusciti a farci solamente due pezzi, ma non importa, appena arriveremo in zona provvederemo. E ovviamente nella zona desertica ci stiamo portando il nostro drago spinoso, l'altro avvoltoio e il nostro due di Kuru, che sono creature che ci serviranno per poter costruire la nuova base. Ragazzuoli, voi state bene, il gas è chiuso, mi raccomando non fate danni, difendete la base e noi ci vediamo tra qualche giorno. Allora qui abbiamo un Ekus, fa vedere. C'è anche un tapi, Aspetta, aspetta, che il tapi se ne va più velocemente. Livello 116, oh. Cosa? Chi? Chi mi lancia rocce? Salve, scusi, non l'avevo vista. Era la sua zona questa, era casa sua, mi dispiace. Scusi, non ci avevo fatto caso. Porca miseria, come si è incacchiato il tizio. Il tapi è venuto un infarto, perfetto. Ma guardalo, c'era il golem di roccia, no, non me ne ero accorta. Ah, questo è un golem di roccia. Ma allora anche questo è un golem di roccia, scusa. Cioè, la forma è uguale. Scusa, se è un golem di roccia. Sì, è un golem di roccia, ok, ok. Ce n'è due, perfetto. Perfetto, basta saperlo che è casa vostra, signori. Scusatemi, volevo solo vedere il livello dell'Ekus, non vi preoccupate. Me ne vado alla svelta. 50, perfetto, ve lo lascio, ve lo lascio. Non vi preoccupate. Aspetta, ce n'è uno qui, ce n'è uno qui. Fa vedere un 63, ok. Non ne sto trovando tantissimi, sinceramente, di ste bestioline. C'è un raptor morto, ciao. Altri due. Aspetta, uno è sparito nella vegetazione, fammi vedere questo. Un 98, ok. Iniziamo a ragionare. Ce n'era un altro là dietro, però 98, non t'allontanare, che potresti essere interessante. Ne ho visto uno qua, tipo, no? Ah, no, 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 eccolo, non avevo visto male, dove? Non riesco a inquadrarlo. Ah, ecco, ok. Un 18, ok, no, peccato perché il colore era carino. No, no, vabbè, si è già infilato in mezzo alla vegetazione. Però bellino, era tipo a strisce arancioni, carino. Allora, direi che non ho più voglia di cercare, perché sto cercando già da un po', quindi mi accontento del 98, perfetto. Allora, iniziamo a impostarci le cose. Intanto tu seguici, perché tanto il tizio fuggirà. Ora noi ci mettiamo le keyboard nell'ultimo slot e una volta saliti in groppa, ogni volta che lui scalcia, gli dovremo dare una keyboard. E se finiscono le keyboard e lui non si è domesticato, spero di fare in tempo a mettere le carote nell'ultimo slot. Dove sei già andata a infilare? Là dietro, perché? Perché si è andata a infilare? Scusi, si può spostare? Sto cercando un cavallo. Ah, eccolo. Ti sei bloccato? Ti prego, dimmi che ti sei bloccato. Ma davvero? Ah, no, peccato, si è sbloccato. Ok, non importa. Pronti, partenza, via. Ok? No, l'inquadratura. Mi sta sballando l'inquadratura. Non posso comandare niente. Non vedo una mazza. Io come lo vedo quando scalcia, scusa? Ok, almeno ora si vede qualcosa. No, non andare verso l'acqua, no. Verso l'acqua no. Dai che non vedo quando scalcia. Ok, sta scalciando. Preso. E vabbè, ma con le keyboard ci abbiamo messo mezzo secondo. Ma fantastico. No, stupendo. Ce l'abbiamo già, non ci credo. Ok, keyboard tutta la vita. Non mi pensavo facessero così in fretta. Allora, volendo il signorino qua lo possiamo cavalcare a pelo, come avete visto. Ma mi avete detto che se io gli metto la sella, questa funzionerà come una specie di mortaio. Vediamo, a parte che è molto carina, scusate, ma è molto molto carina. Poi vediamo, sì, la possiamo usare come mortaio e ci possiamo fare anche un lazzo, wow.
Ok, no, lo voglio fare. Aspetta, il lazzo lo voglio fare subito. Abbi pazienza, fatemelo provare. Ok, allora, quindi paglia, fibra. E ci facciamo un paio di questi. Allora, signorino, dobbiamo aumentare un pochino la velocità di movimento, perché mi sembra un po' lentino, ma forse perché siamo abituati a muoverci con la viverna. Allora, vediamo, qualcosa che possiamo prendere con il lazzo. Mi sembra di aver visto tipo i raptor. Possiamo prendere con il lazzo anche le pecorelle. Gli altri cavalli non lo so. Scusi, lei che livello mi è? Un 35. Lo potrò prendere con il lazzo un altro cavallo? Tipo... Sì! Sì, sì, sì! Ma guarda! E viene con noi adesso! Ah, non riesco a spostare la camera però per metterlo in terza persona. Aiuto, non ci capisco niente! E se io scendo... Ah, niente, il lazzo se ne va, peccato. E lo possiamo usare il lazzo solo in sella al cavallino, ok. Allora, vediamo di provare a stendere anche qualche creaturina. Posso prenderla a calci? Sì. Ok. Ah, ma questi scappano! No... Ma pensavo mi attaccasse. No, 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 non scappi, aspetti, aspetti. Sì, siamo molto lenti, ma stai scherzando che quel bestione gigantesco è più veloce di noi? Ok, un paio di altri carci glieli abbiamo dati. Vediamo, dai, 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 che voglio stenderlo. Voglio stendere il bestione. L'abbiamo steso. No, siamo anche incastrati dentro il cadaverone. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Mi potete farmi uscire? Ok. Ok, grazie, mamma mia che impressione. C'è proprio caduto addosso il tizio. Ma è morto o svenuto? Ah no, è svenuto! Cosa? Chi ci attacca? Non ho capito cosa ci ha attaccato. Vabbè, non importa. Cosa? Ma... Ah no, è il nostro avvoltoio che lo sta mangiando quando ci avviciniamo. No, l'ha quasi ucciso. Cioè, noi ci avviciniamo così. Guarda! E l'avvoltoio l'ha ucciso. Ma avvoltoio, ma scusa, io non mi posso più addomesticare le creature. Fammi capire. Cioè, io se ho l'avvoltoio in spalla, adesso non posso più addormentare le creature perché lui se le magna. Ok, va bene. Aumentiamo il movimento. Guarda come trotta, che bellino. E caga quando gli alzi il livello per l'emozione. Allora, poi vediamo. Allora, con il tasto C cosa mi fai? Ah, che bellino! Non so cosa sia, ma è carino. Ah, bellissima, l'impennata. Ottimo, mi piace. Poi a livello di raccolta vediamo un po'. Vabbè, non è che raccolga tante narcoberry, però... Però sai che c'è all'occorrenza. Può essere molto utile. Gli mettiamo un po' di carne marcia. E ta-da! Ah, e mentre sta fabbricando comunque i narcotici non rallenta la creatura comunque. Non è come Ginetto che mentre sta facendo roba poi va lento, 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 lento. Ok, allora direi che dobbiamo trovare la compagnuccia al signorino qui. Che io non so voi, ma stavo pensando di chiamarlo Furia. Tipo Furia il cavallo di Ark. Allora, per cercare l'altra bestiolina mi sa che diciamo a Crypto di seguirci e noi proviamo ad andarcene un po' a zonzo con il cavallino, perché sono curiosa di vedere un pochino come funge in giro per questa zona. Guarda lì che ce n'è uno, guarda lì che ce n'è uno. Aspetta, 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 aspetta. Ma aspetta, forse questo l'avevamo già visto prima. No, livello 107, femmina! È una femmina 107! È una femmina 107, ok. Ragazzi, con calma, con molta, molta calma. Non possiamo farcela sfuggire. Allora, seguimi anche tu, ciccio. Ok. Ok. Speriamo non ci voglia tanto. Speriamo non vada troppo in giro, soprattutto. Piantati da qualche parte. Dai, perché vanno sempre in mezzo alla vegetazione? Ah, ok, perfetto, fatto, fatto, fatto. Grande, keyball, evviva le keyball, perfetto. Aspetta che siamo incastrati con l'altro cavallo. Ok. No, vabbè, non ci credo, ma queste keyball sono magiche. Cioè, ne sono bastate tre, davvero. Ma che cosa bella e carina. Yeah, abbiamo anche il secondo cavallino. Non vedo l'ora di fargli fare i cuccioli. Ma guarda qui che ce n'è altri. Ma tutti adesso comparite. Aspetta, ma che livello sei? Femmina 86, però ok, no. Ce n'era un altro. Non che voglia prenderne altri, però voglio un attimo capire. Mi sono fiondata sul primo che ho trovato. No, perfetto, abbiamo fatto la scelta giusta. Ottimo, ok. Allora, mettiamo la selluccia anche a lei. Ah, cosa, cosa, cosa? Che succede? Che succede? Ah, ci ha attaccato un caprosucus. Ci ha attaccato un caprosucus. No, no, stendetelo, stendetelo. Ma dimmi te. Me lo sono visto passare sopra la testa. Ma cavolo, ma non l'abbiamo sentito arrivare, ma davvero?
Ok, allora mettiamo il nostro maschietto nella sfera poké. Poi, ahimè, le sfere poké sono terminate, le abbiamo usate tutte. Quindi per ora diciamo a Crypto di seguirci. E ce ne andiamo a zonzo con la nostra cavallina, perché adesso il nostro obiettivo è quello di trovare una bella, bella, bellissima zona qua intorno dove poter appunto costruire la base di supporto e poi proseguire alla grande caccia nel deserto. Va bene ragazzuoli, allora mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti, ciao ciao.